Amici aggressivi del grande calcio, compilatori seriali di schedine, bollette, SNAI, un saluto! Ci ricolleghiamo al Balavidrom dove arriva l'Atalanta. Dopo la pausa un po' così di riflessione decisa da Gigino, ha fermato tutto il campionato per un paio di settimane, si può ritornare a giocare. Prossima sfida in casa sarà il Milan, quindi oggi qualche sacrificio. Tra i sacrifici c'è JJ Malavi che agirà come centrocampista laterale di sinistra, d'alto dove comunque lo metti fa cagare, non è un problema. Ora scoreggio come prima punta per tenere al caldo Ares Domiciliar. Bomber assoluto per la sfida con il Milan. Ecco la inquadrata, squadra malavitosa. Atalanta un po' preoccupata, attenzione però, anche una squadra in grado di saper rispondere alle minacce di morte degli uomini maglia giginica. Attenzione alla diffida per Hemorrhoids, che corre con un giallo già prestampato. Primo pallone per AM4R. JJ Malavi con Truffigno. La spaccia non era in gran forma, allora anche lui è stato risparmiato per il Milan. Attenzione JJ Malavi, fa la cosa giusta. Attenzione, incredibile. Se usciva era bellissima. È riuscito a tenerla in campo JJ Malavi. Subito, poteva essere il primo errore di squadra, ma se l'è scampata. Quasi fa passare palla davanti senza far nulla, eccezionale. Buon anticipo di Ignorante, un po' umbriache. Riparte M4R proprio con JJ. Ora scorreggio, lavora in profondità. Buon il tocco, attenzione. C'è anche Cesarino, carica il destro al giro. Subito grande azione. Cesarino, ovviamente è lui la seconda punta, affianca ora scorreggio. Non si può rinunciare a domiciliare Cesarino insieme, o meglio, si può, ma diventa molto pericoloso. JJ Malavi, buon il tocco per Correggio. Correggio tutto solo, incrocia. In bocca al portiere, ma ragazzi, che manovre che stiamo vedendo in questo avvio. 10 minuti di fuoco per AM4R. Attenzione alle beffe però, siamo abituati a vederle. Attenzione qua, fallaccio di contraffao, l'arbitro lo chiama a sé, ammonizione solo verbale per non avere ripercussioni sulla famiglia dell'arbitro. Tutto bene per adesso. L'arbitro gli ha detto: tranquillo, faccio finta perché sennò mi licenziano, ma non voglio farti nulla, altrimenti il tuo allenatore mi ammazza. Riparte M4R, Hemorrhoids di testa, fa viaggiare JJ Malavi, e per adesso non ha sbagliato molto. Attenzione, Correggio, vede il lancio di per Park Busiv. In qualche modo mette sotto pressione Tamese. Numero, attenzione, Park Busiv, parte un buon cross, però nella zona di nessuno. Deserto assoluto, un pombia che non è finita. Smista per Truffigno, JJ largo, riceve lui. Ancora doppio scambio. JJ si accentra, attenzione che lui nasce più come centrale, in mezzo potrebbe dar fastidio con qualche tiro sbilenco e prende qualche strana effetta alla Super Santos. Ma per adesso niente, attenzione qua, Cesarino, il tocco per lui! Scordinato, ma la prova non va. Umbriache, ancora per JJ Malavi, dopo la ripartenza bergamasca, si rischia il contropiede. Occhio a JJ, tocco centrale per Hemorrhoids. È arrivato l'errore di JJ. Ovviamente quando sbaglia lui si dà vita a un contropiede clamoroso. Arriva a tre gambe. Hai visto, se l'è appoggiata di cappella. Sbaglia tutto Hemorrhoids, attenzione. Zapata la mette dentro, forse c'è un fallo di mano. Attenzione, se l'è appoggiata. No, 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 abbiamo giocato solo noi. Incredibile, Ilicic. Alla mezz'ora c'è odore di ingiustizia. Però attenzione qua, tocco di mano, beh, era di Ignorante forse, ma l'arbitro non ha fischiato vantaggio e c'è il gol incredibile. Attenzione al morale, potrebbe quindi scendere, perché quando si fa tutta sta mole di gioco si produce e poi i risultati non arrivano, si rischia la depressione. Non per contraffao però, motore sulla destra, parte il cross deviato, c'è un fallo su contraffao, attenzione. Si deve far perdonare l'arbitro per aver fischiato contro di lui prima, adesso gliela assegna. Rivediamo l'intervento del difensore atalantino. Allora Hemorrhoids col destro velenoso nel mezzo a cercare qualcuno. Troppo sotto al portiere, che però può solo allontanare. Attenzione, Park Busiv ha un varco. Bruttissimo il tocco di Hemorrhoids. Busiv cerca doppio numero e ancora fallo. Ancora Hemorrhoids, stavolta mira più in mezzo all'area a cercare magari la testa di qualcuno. Umbriache! Miracolo del portiere su Umbriache! Ma siamo seri? Cosa ha preso? Ah no, traversa. Traversa di un po' umbriache. Fosse stato ancora un po' meno umbriache. Attenzione, c'è del nervosismo in campo. Chi è quello? Zapata? Sì, Duvan Zapata. Giallo per lui per l'intervento su tre gambe. È brutto, 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 brutto. Attenzione che se Gigino vede questo replay ci potrebbero essere problemi per le future due generazioni successive a Zapata.
Ottimo lavoro ancora di tre gambe lì in mezzo. Ilicic è fermato da un po' umbriache, eh? Infatti gira in tondo. Caccamo in angolo! Caccamo in angolo! Era facile come parata, però è Caccamo, giustamente. Buono sto pallone recuperato a Freuler da Park Busiv, che cerca lo scatto di Horace Coreggio, però non ha il turbo posteriore caricato bene, quindi non riesce. Con calma si può organizzare qualche offensiva. Vediamo Cesarino. È partito Park. Buono il pallone in mezzo. Controlla bene Park, la mette dietro. Arriva un po' Ubriaco. Ancora Ubriaco, incredibile! Seconda cappellata, non trova l'equilibrio. Troppo alcol per lui, incide sulla sua capacità di coordinarsi. Buono qua lavoro difensivo con JJ, sempre per Umbriache, tra le linee per Cesarino. Ora scoreggio, ancora Cesarino, è partito ancora Umbriache, vediamo se Cesarino si fida, eccolo! Fuori! Risultato veramente bugiardissimo qua con Cesarino, ora scoreggio, numero per un po' Umbriache. Attenzione, è partito Cesarino, lo vede Umbriache. Cesarino controlla verso l'esterno, ma Toloi fa buona guardia, lo sovrasta di stazza, così come tre gambe adesso. Doppio intervento eccezionale, il nuovo Koulibaly. Attenzione, sale Hemorrhoids, in mezzo ancora Umbriache, non si fida nessuno. Tocco per JJ, ce l'ha sul destro, lo puzza totalmente. Ma dai, un bel contropiede per un po' Umbriache che è un po' stanco. Allora attende Cesarino, la sovrapposizione per lui, il dribbling di Cesarino. Attenzione, proteste, però anche secondo me era regolare. Ovviamente Gigino, essendo lui proprio di nascita irregolare, cerca sempre di protestare un po', a vedere se qualcosa succede. Attenzione, liscio! Ora scoreggio, riceve un pallone a caso. Cesarino non la deve perdere in mezzo a tre. C'è Park Busiv che cerca di tenerla, lo fa bene, verso un po' Umbriache che la rimette in mezzo. Tutto un po' troppo confusionario, però. Gran pressing a Talantino. Attenzione qua, contropiede, Ignorante ci deve arrivare. Ci può essere un tocco dall'altra parte, eccolo. Bravo Ignorante a continuare la corsa. Caccamo, tre gambe arriva e c'è il raddoppio. Sconfitta clamorosa. Sconfitta clamorosa. Ilicic e Gomez stendono a M4R. Un rientro infelice, però se vogliamo guardare i punti di vista positivi, grande mole di gioco prodotta agli uomini di Gigino, assolutamente superiore agli avversari. Ricordiamo agli amici abbonati Premium Manavi, col tasto magico si può skippare Verona M4R, addirittura un sonoro 4-0 in trasferta. Ci dispiace per gli amici veronesi, li salutiamo, gran bella città, però volevamo andare direttamente al Milan e qua Gigino decide tutto lui. Tra l'altro l'Atalanta è sopra di noi in classifica, l'Inter scavalca la Juve e il Milan dove è messo? Beh, non è messo proprio da Dio, eh. Potrebbe essere un buon ritorno questo, bello il 4-0 a Verona, mi sono piaciuti. Indisponibile Krimic, infortunata a Verona, quindi tocca di nuovo a JJ Malavi sulla sinistra. E tutto sommato ha fatto solo 2-3 cappellate contro l'Atalanta, quindi potrebbe essere sulla buona strada del risveglio. Ma tutti sono tornati numerosi al Malavi Drome per rivedere la coppia Ares Domiciliar e Cesarino insieme. Eccolo qua, il figlio di Gigino, carico, vediamo oggi. C'è da recuperare la fiducia dei tifosi casalinghi dopo la sconfitta ingiusta contro l'Atalanta. È arrivata la buona trasferta di Verona, ma adesso si aspetta il Milan. Eccolo Domiciliar, primo pallone per lui e subito una bomba, merita il boato del pubblico. JJ Malavi, bella questa atmosfera serale al Malavi Drome. In campo anche il Culti Puz a sostituire un po' Umbriache, che poverino ha dato segni veramente di cedimento dovuti al suo problemino. Attenzione qua, Estorsen, corridoio per contrafao. Ora c'è Domiciliar in mezzo, subito palla per lui, si tuffa, incredibile, incredibile, va subito a farsi notare su tutti i palloni. Attenzione, Ibrahimovic, fenomeno, bella la sfida, Domiciliar Ibrahimovic, ovviamente. Ibrahimovic ha fatto il suo corso, ma ancora molto pericoloso. E qua, attenzione, fallo di Hemorrhoids, niente di fatto però. Laxalt prova a metterla in mezzo, Ignorante fa buona guardia, Hemorrhoids cerca il numero, va via Estorsen, alla fine il pallone arriva in qualche modo a Cesarino che si è messo sulla fascia. Hemorrhoids ancora, il tocco per il Koulibaly Tipuz. Estorsen per Domiciliar, sempre pronto a farsi trovare. Intanto JJ Malavi. Ecco José María Laspaccio che torna in campo, si fa rivedere, parte il cross, cosa fa? Il Koulibaly Tipuz, velo? Ma non c'era nessuno però. Sciabolata verso Ibra, vediamo Ignorante, si tuffa. Con la collaborazione di tre gambe riescono a fermare
il fenomeno svedese assoluto, anche lui, un buon grado di malavita, potrebbe essere un acquisto anziano di AM4R, non sarebbe male, secondo me, si sposerebbe benissimo. Occhio a JJ, gioca AM4R, molto spigliata, un po' come sempre, il cultipuzz mette ordine che fa scappare tutti. Buon il tocco per Cesarino, c'è vantaggio perché il fallo c'era. Brivido in mezzo, Laxalt, prova lui ancora, contra Fao, mette fuori bene, forse pesca anche Estersen, gran controllo di Estersen. E però non ha spazio per rilanciare verso Cesarino, allora Laxalt ancora con Ibra e non la perde. C'è il raddoppio di Laspaccio però e viene fuori veloce, attenzione Laspaccio. Domiciliar dà una mano sull'esterno, ha capito il momento. Domiciliar, tocco per se stesso, incredibile, sale anche il suo ego oltre al suo talento. Primo tempo a ritmi veramente altissimi, ancora 0-0, partita equilibrata, tiene bene il campo M4R con le disposizioni malavitiche di Gigino. Hemorrhoids, Cesarino sempre un po' nascosto, preso di mira perché è lui che può rifornire Domiciliar con palloni letali. Allora il Milan copre tutto bene, attenzione, zona cross per Contrafo, il cultipuzz. O Hemorrhoids, uno dei due ha provato a staccare in aria. JJ Malavi che agisce anche da centrocampista difensivo, il papà gli ha chiesto di fare tutta la fascia oggi, possibilmente senza stronzate, lui per adesso assolve. Finisce così il primo tempo, 0-0, equilibratissimo, ma c'è bisogno di qualche svolta. Attenzione, dalla regia abusiva ci informano che c'è stato un cambio, eccola la svolta alla quale ha pensato Gigino, dentro la coppia inedita, ora Scoreggio e Ares Domiciliar insieme, con a questo punto Cesarino che va a agire sulla fascia sinistra, spostando a destra JJ Malavi, che comunque ne aveva ancora, fuori Estersen che ha mostrato grandi segni di stanchezza negli spogliatoi, forse Gigino ha preferito non rischiare, sa che queste partite così tirate e tese si giocano anche su questioni proprio fisiche di resistenza. Attenzione qua, subito l'infilata, gran parata di Mille Mani, tanto angolo per il Milan, bisogna subito scacciare il primo pericolo della ripresa, ci pensa Ignorante. Attenzione Cesarino, però rincorreva la palla da parte sbagliata, poi c'è un tentativo un po' fasullo che non preoccupa Mille Mani, si fa soltanto fare qualche bella foto per Instagram dai fotografi dietro di sé. Sicuramente molto offensivo adesso a M4R, ma lì dietro Ignorante e Tregambè anche da soli danno segni di grande solidità. Attenzione alla spaccio che è partito, Cesarino lo vede, tocco calibrato, troppo lungo. Gigio Donnarumma va al rinvio verso Ibra, ovviamente ancora una volta però la difesa lo sovrasta. Ecco ora Scoreggio, ha la forza di tenere pallone per adesso. Domiciliar, il cultipuzz, allarga per Cesarino che ha anche un sinistro gradevole, infatti lo prova. Donnarumma mette fuori, ci sono ben due saltatori, anzi in verità un saltatore Domiciliar e un acrobata. Ora Scoreggio preso dal circo, solo che vivendo gli spazi troppo stretti dei tendoni del circo, dati il suo problemino di gas, l'hanno dovuto licenziare ed ecco che allora può scorazzare e scoraggiare in campo aperto senza dar più troppo fastidio. Attenzione Ibra, primo palo, pericolosissimo Ignorante, ci mette due volte il piede e salva tutto il cultipuzz, esce lui, per ora Scoreggio, bisogna salire un po', un po' meno, ok, va bene così. Poche volte abbiamo affrontato una squadra così incatenata dietro, guardate quanto tutti gli spazi siano occupati dalle maglie bianche. Cesarino allora prova un filo alternativa, Cesarino dribbling a rientrare, appoggia, incredibile, Cesarino tutto da solo, provato una manovra alla Eden Hazard, alla Mertens, Cesarino risponde un po' a queste caratteristiche, si è fatto vedere subito dopo aver un po' sfiancato la difesa del Milan che continua imperterrita a coprire tutti i buchi, bisogna stapparglieli con l'acido muriatico. Attenzione perché Gigino ha una cassettina in panchina che potrebbe sempre tornare utile. Qua Ares Domiciliar si riprende subito, lancio per Cesarino, vediamo perché è più veloce di Musacchio, però Musacchio c'ha la spalla riempita di steroidi e allora riesce a fermare Cesarino, non è finita però, l'occasione di Cesarino ha risvegliato un pochettino gli animi, attenzione, eccolo ancora Cesarino destro, era tutto chiuso. Domiciliar si lamenta un po' ma alla fine vuole molto bene a Cesarino, quindi nulla di fatto. Attenzione il lancio per Domiciliar in mezzo, vediamo se ci arriva, prova col mezzo pallonetto anticipato, si è riscaldata subito l'atmosfera, lo dobbiamo a Cesarino che con la sua infilata è riuscito a muovere un po' gli animi dei compagni, un po' più convinti adesso. Il cultipuzz, zona tiro, prova anche lui,
Donnarumma, che bomba aveva tirato il cool. Si è dato la carica col bidet di stamattina. L'ho fatto sentire una persona migliore. Attenzione, l'infilata per JJ Balavi, deve metterla in mezzo. Lentissimo. 77esimo, manca poco. Milan trema, si affida sempre a Ibra, sempre anticipato, sempre da ignorante. Ottima partita del difensore capitano. Ricordiamo capitano soltanto perché è l'unico a saper decifrare il dialetto di Gigino, che è un po' misto a tutto il mondo. C'è un lancio per Correggio. Domiciliar prende posto anche lui nelle zone pericolose. Correggio lo vede, tocco per Domiciliar, attenzione, c'è in mezzo Hemorrhoids. Incredibile, Domiciliar prova la carta dell'altruismo, ma Hemorrhoids non lo riesce a ripagare. Attenzione, sovrapposizione di contraffao. Domiciliar in mezzo, eccolo. No, traversa. No, traversa, Domi. No, traversa. Ares. Non ci credo che ha sbagliato di un millimetro il nostro chirurgo, marcatore. Domiciliar, traversa clamorosa. Traversa clamorosa. Attenzione, perché non mi piacciono queste fasi finali in cui allentiamo la presa. Ci sfiduciamo. C'è Ibra in mezzo. Tre gambe. Disperato Domiciliar. Dopo la traversa, attenzione. Ora Correggio, posizione regolare. Prende posto col corpo, Correggio, c'è Domiciliar, non ci credo, non ci credo, non ci credo, che emozioni nel finale, 0-0, ma che emozioni, che emozioni, che emozioni ragazzi, da rivivere assolutamente su Instagram, tutto in descrizione, contest, abbonamento premium gratis ad M4R, sport, calcio e motori, tutto gratis per voi. Non ci sono parole per queste emozioni finali di Domiciliar, signori, ci vedremo alla prossima, incredibile. Torniamo in studio, sempre da Micaela Magagno, con i suoi ospiti illegali, sottopagati, sfruttati, incatenati alle sedie, pur di spendere due parole alla squadra di Gigino. Ciao!